Ciao, sono la dottoressa Justin Farina e oggi voglio darti dei consigli se anche tu vuoi evitare la pelle in eccesso dopo che hai seguito una dieta dimagrante. Infatti ci sono dei piccoli consigli e dei piccoli accorgimenti che puoi adottare per cercare di limitare il più possibile questo fenomeno. Il primo consiglio che posso darti è quello di bere molta acqua. Infatti importantissima è l'idratazione per mantenere la pelle elastica, quindi sia un'idratazione che proviene dall'interno ma anche dall'esterno. Quindi il consiglio che posso darti è quello di applicare il più possibile delle creme sia sul corpo ma anche sul viso quotidianamente. Il secondo consiglio è quello di cercare di perdere peso gradualmente, quindi non perdere i chili in eccesso tutti in un sol colpo, ma quindi gradualmente in modo tale da evitare anche l'effetto yo-yo e quindi non andare a traumatizzare la pelle in modo repentino. Il terzo consiglio che ti voglio dare è quello di stimolare la circolazione cutanea mentre stai perdendo peso. Quindi effettua proprio dei massaggi sulle zone che principalmente verranno colpite dall'eccesso di pelle, che di solito sono rappresentate dalle cosce, dalle braccia, dalla parte addominale. Quindi fai proprio dei massaggi con degli oli per stimolare la circolazione. Il quarto consiglio, quello diciamo un po' scontato, è quello di praticare sport. Infatti per ottenere dei buoni risultati è necessario affiancare a una sana alimentazione anche una costante attività fisica che ti permetta di tonificare proprio il corpo. E infine l'ultimo consiglio che voglio darti per avere una pelle elastica è quella di ricordarti di assumere quotidianamente, quindi tutti i giorni nella tua alimentazione, dei cibi antiossidanti, come ad esempio possono essere i kiwi, la frutta rossa, ma anche gli agrumi. Spero che questi consigli ti possano risultare utili. Per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivi un commento qui sotto.